Ciao ragazzi, sono appena uscita dalla doccia perché oggi proveremo insieme un prodotto per asciugare i capelli. È una cosa super interessante che ho trovato su Amazon e ho visto in realtà su qualche video in giro qui per YouTube e quindi ho deciso di provarlo insieme a voi. Oggi avrete la prova che i miei capelli sono ricci. Se qualcuno non ci aveva creduto, ve lo dimostrerò. E non porto capelli ricci da tipo 2 anni, qualcosa del genere. Quindi sono curiosa di sapere come usciranno fuori, se adesso più lunghi saranno più gestibili o che cosa uscirà fuori, insomma. Calcolate che ho fatto il trattamento alla cheratina e spero che il riccio si sia un po' ammorbidito, anche se vi ripeto, non lo so perché non li ho mai più portati ricci. Il prodotto in questione dovrebbe essere una specie di cuffia tipo anni 60, tipo quelle della canzone di Chris, non so se avete presente i caschi che c'erano prima dal parrucchiere, non so se si usano ancora o se adesso ci sono le versioni super tecnologiche. Comunque questa è una cuffia che assomiglia ad un casco tipo quelli dal parrucchiere. Dovremmo mettere sulla testa questa cuffia che dovrebbe fare un po' da diffusore fighissimo e vediamo se realmente funziona e i capelli si asciugano nel modo giusto o comunque escono fuori decente. Questi sono i miei capelli, al momento sono ancora bagnati, non ci ho messo nulla, quindi ci vado a mettere un po' di schiuma, utilizzo questa qui di L'Oreal Studio Line Power Ricci, non l'ho mai provata, l'ho trovata dentro casa, l'ho rubata a mia mamma, quindi non so dirvi se sia buona o meno. Wow, mi piace tantissimo mettere la schiuma, mi dà tipo troppa soddisfazione, è stupenda. Oggi vedrete Giulia versione leoncino, una versione mai vista qui su YouTube. Non scherzo, ma penso di aver fatto, non lo so, in quanti anni che sono qui su YouTube, tipo 2, massimo 3 video riccia. C'è una pratica sacchetta nel caso voleste portarla in giro e è super curioso come cosa. Io ve lo dico, se questa cosa dovesse funzionare, potreste vedermi molto spesso con i capelli ricci, soprattutto magari d'estate. Calcolate che questo è il volume adesso, poi magari vi faccio vedere dopo se si gonfiano come al solito, si moltiplicano praticamente fino a raggiungere questa dimensione. Allora, non c'è nessunissima indicazione, quindi faremo un po' a casaccio, la metteremo in testa, accenderemo il phon e vediamo se la mia testa si cuocerà tipo pollo a vapore. La cosa difficile è sicuramente infilare tutti i capelli dentro. Credo di averla stretta un po' troppo. Ah, forse tirerò fuori le orecchie, magari diventerà leggermente più comoda. Questo credo si debba allacciare qui sotto. Che carina che sono, bellissima. Credo si debba allacciare qui sotto, ma al momento non ne sento la necessità, non sento che sguiscia via, quindi lasciamola così, poi se vedo che si prende vita propria, magari la mettiamo davanti, l'ho allacciata di dietro. E praticamente questo tubo dovrebbe essere collegato al nostro fono. Allora, il tubo è fatto in questo modo, ha una specie di elastichetto con il silicone qui, in modo che una volta messo sul fono non scivoli via. E poi ha tipo tutti bucherellini, forse per evitare che si surriscaldi troppo e la mia testa si cuocia nel vero senso della parola. Ora ho qui il mio fono, proverò a mettere questo coso. Ragazzi, mi sembra un video così buffo questo. Allora, magari lo metto a una tacca di caldo, proviamo prima così. Alzo un po' l'inquadratura perché da quello che ho capito questo coso si gonfierà un po'. Ve lo dico ora perché una volta che ho acceso il fono credo non si sentirà più nulla, o comunque sentirete un gran casino nel caso decidessi di parlare. Quando, cioè nel frattempo che mi faccio i capelli, mi trucco, così cerchiamo di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile. Accendiamo e vediamo che cosa succede. Capito perché serve questo coso qui davanti. Aspettate che lo sistemo. Primo tentativo fallito. Allora, ho guardato l'immagine e ho capito che sto praticamente sbagliando il modo in cui lo sto mettendo. Ok, forse ci siamo. Io non so se vi rendete conto di che tipo di immagini di me sto mandando in giro per internet. Meno male che sono già fidanzata e spero che Andrea
non veda questo video. Ok, tentativo numero 2 tra 3, 2, 1, via. Ok, sto per morire strangolato. Devo trovare un modo per evitare che scivoli via, quindi suppongo debba mettere le orecchie all'interno. Proviamo in questo modo e vediamo se funziona. Tentativo numero 3 tra 3, 2, 1, via. Ok, io non riesco a capire come far funzionare questo coso, mi scivola davvero tanto via. E le orecchie all'interno non ci possono stare perché sembra di stare tipo in un uragano. Posso chiedere l'aiuto da casa o l'aiuto del pubblico? Se pensavate che questo sarebbe stato un video facile da girare, vi sbagliavate, ma proprio di tanto. Ok ragazzi, è passata circa una mezz'ora e ho provato ad infilare ogni tanto il dito dentro per sentire se i capelli fossero asciutti o meno. Adesso non lo so, sinceramente forse sono ancora un po' bagnati, forse lo sento da qui. Ho messo, vedete, un pezzettino di carta perché ho la fronte viola. Non sono neanche riuscita a truccarmi, sono riuscita a fare questa sorta di sfumatura neanche troppo bene perché avevo praticamente gli occhi tirati su così, quindi ho detto sono sicura che quando poi toglierò la cuffia se ne andrà un po' dove vuole la sfumatura. Adesso provo a togliere questa e vedere se i capelli sono asciutti. Calcolate che non è così tanto comoda come si può pensare. Non potete truccarvi assolutamente nello stesso momento in cui ce l'avete in testa, perché questo coso altrimenti vola via, quindi dovete tenerlo super basso qui sulla fronte e ovviamente truccare il viso è impossibile. Inizialmente avevo messo il primo scatto dell'aria calda, però dopo un paio di minuti il cervello mi ha iniziato a friggere, quindi ho dovuto abbassarla e l'ho messa fredda, e devo dire che in realtà non l'ho sentita fredda perché credo, non lo so, con questa specie di cuffia si riscaldi da sola. Adesso vediamo se i capelli si sono asciugati o meno. Benissimo! Allora, purtroppo i capelli si sono schiacciati all'insù, come potete vedere. Però quello che devo dire, poi ho questa parte più lunga e questa parte più corta. La cosa che devo dire è che però i ricci si sono mantenuti benissimo. Sono venuti super boccolosi, come tipo non ce li ho mai avuti, e non si sono neanche gonfiati più di tanto. Quindi devo dire che questa cosa, questo aspetto mi piace. L'unica cosa è che me li sono fatti venire un po' diversi. Non mi dispiace per niente questo look. Ragazzi, non ho mai avuto i capelli ricci così belli. Forse dovevo mettere un po' meno schiuma, calcolando che li schiacciavo poi all'insù all'interno della cuffia. Non ci avevo pensato a questa cosa. Visto che è estate e comunque fa caldo, provo a lasciarli un po' così all'aria e a farli asciugare così, a finire di farli asciugare così. Nel frattempo realizzo il mio trucco e ci vediamo tra un secondo. Ok ragazzi, io sono completamente senza parole. Non ho mai avuto i capelli ricci così belli. Non so se sia merito di questo coso, non so se abbia aiutato anche il trattamento alla cheratina, ma sinceramente dopo che ho fatto il trattamento alla cheratina ho provato a lasciarli ricci, ma non sono mai venuti così belli. Giusto per farvi capire, nel frattempo ho realizzato il mio trucco, ho fatto vedere il risultato a mia sorella, che era curiosissima di che cosa stessi combinando con queste robe strane che provo sempre. Lei mi ha guardato e mi ha detto: come hai fatto? Come hai fatto a far venire i ricci così belli e come hai fatto a non farli gonfiare qui sopra? Cosa che invece a me succedeva sempre. Mi si gonfiavano tantissimo alla base, infatti avete visto che cosa, avete sentito anzi, che cosa vi ho detto all'inizio, sicuramente i miei capelli diventeranno così. Non è minimamente successo e io sono senza parole, non vorrei essere ripetitiva, ma questo è il mio stato d'animo al momento. Calcolate che sui miei capelli il riccio, come lo vedete così, non si è mai formato, cioè a me si formava questa specie di roba tutta crespa e brutta così, che somigliava a un niente, a tipo un rasta uscito male. E invece oggi ho tipo dei ricci fantastici e devo dire che
Potrei anche lasciarli più spesso ricci perché mi piace tantissimo questo look. Mi piacciono tantissimo come sono usciti fuori. Quindi per me questo è un prodotto super approvato. Mi piace davvero tantissimo. Mi sono troppo gasata a provare questo coso. E che io abbia avuto questo risultato così pazzesco che sinceramente non mi sarei mai aspettata. Era quello che volevo, ma non me lo sarei mai aspettata. Sono curiosissima di sapere se vi piace il risultato, se vi piaccio riccia o mi preferite liscia, come sempre. Fatemelo sapere in un commentino qui sotto. Passiamo ora ai contro di questo coso, perché c'è un contro, che secondo me è il fatto che non si regge sulla testa. Infatti devo in qualche modo o cucirgli l'elastico all'interno, o cucirgli una specie di laccetti che mi farò passare sotto le braccia per tenerlo incollato alla testa. Perché fa davvero tanto male. Dovete per forza inglobare le orecchie all'interno, altrimenti scivola completamente via, e appunto stringerlo tantissimo e tenerlo basso sulla fronte, quindi di conseguenza non è così comodo come magari uno potrebbe pensare. Se riesco a trovare il modo di farlo diventare comodo, ve lo dico assolutamente in un altro video, e se riesco a trovare il modo di tenerlo, diciamo, ad altezza circonferenza dell'attaccatura dei capelli, ve lo faccio sapere, perché in quel modo nel frattempo potremo davvero truccarci, o comunque non verrebbero fuori. Io calcolate che ho ancora i segni, giusto per farvi capire quanto ho dovuto stringere il laccetto, e comunque l'ho tenuto sulla testa mezz'ora. Alla fine calcolate che ho tantissimi capelli e con mezz'ora si sono quasi completamente asciugati. Alla radice erano davvero pochissimo umidi, cioè li ho tenuti tipo 5 minuti senza questo, andando un po' in giro, ho mangiato anche un gelato nel frattempo, e mi si sono completamente asciugati, quindi se l'avessi tenuto altri 5 minuti sarei sicuramente riuscita ad asciugare completamente i capelli. Altra cosa che dovete stare attenti a fare è cercate di schiacciare i capelli in modo uguale da entrambe le parti, perché vedete che questa parte si è schiacciata di più rispetto a questa, semplicemente perché si vede che questa all'interno del casco l'ho tipo schiacciata di più rispetto a quest'altra che invece magari ho fatto passare sotto. Quindi ecco, state attenti a schiacciarli in modo uguale, perché altrimenti succede questa cosa. Io sono super mega soddisfatta, questo prodotto mi è piaciuto davvero tantissimo e continuerò a testarlo e ad utilizzarlo per vedere se riesco a trovare un modo per renderlo più comodo. E comunque sono curiosa di sapere se uscirà nuovamente questo risultato, perché non riesco a smettere di guardarmi allo specchio, ragazzi. È la cosa che ho sempre detto: se io avessi i capelli ricci così, li porterei molto più spesso, perché non mi sono, vi posso assicurare, andate a vedere anche gli altri video in cui magari vi parlavo dei capelli, non so se ho inserito qualche foto all'interno o comunque quel paio di video in 5-6 anni che ho fatto da riccia, non ho mai avuto questo risultato e sono... Questo è il mio stato d'animo del momento. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se qualcuno di voi ha mai provato questo prodotto e se avete trovato un modo per renderlo un pochino più comodo senza farvi praticamente esplodere il cervello. Lasciatemi un bel pollice all'insù se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e soprattutto condividete questo video con i vostri amici, soprattutto con chi ne ha bisogno e magari è nella mia stessa situazione e chi ha i capelli ricci, o comunque anche chi ce li ha lisci ma non lo so, non vuole stare lì con il phon ad asciugarli. Secondo me è un prodotto davvero fighissimo che ancora non si vede così tanto in giro, magari non è tanto utilizzato. Io sono super contenta di averlo scoperto e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!